di classifica è la Juventus. La Juventus è attualmente in prima posizione in Serie A con 59 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta. Alexa, forza Juve! Torno a casa senza voce, mi domandano perché. La 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 la. Sta zitta! La 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 la. Alexa, zitta! Credo di averlo sognato più volte un inizio così. Ho un appello però. Io ho fatto un errore, perché mi sono un po' rovinato la serata ieri. Ho controllato, nei 9 scudetti consecutivi, tutte le formazioni che sono scese in campo alla 21esima giornata, nelle annate in cui la prima posizione o la seconda posizione erano molto vicine l'un l'altra. Questi sono i risultati, queste sono le ultime Juventus scese in campo per giocarsi lo scudetto. Ecco, a parte questa Juve che era quella di Conte, che fu, diciamo, accontentata solo con il misero Borriello a gennaio, io ho un appello. Diamo ad Allegri un giocatore che se lo merita. Sapete quanto io odio il mercato, ma per una volta lasciatemi dire che sto mercato ci deve regalare qualcosina. Prima di iniziare questo video, dove anche mi merito, credo io, i 1500 mi piace per avere o stasera o domani la live reaction di Lecce, comunque, Juventus, in più vi ricordo di scrivere nei commenti il vostro migliore in campo, i voti, perché se mi seguite su Instagram vi faccio partecipare a questi video insieme a me, in più... Primo link in descrizione, sito di maglie, perché questa qua, la terza maglia della Juventus, la prima, la seconda, tute e felpe della Juve e non solo delle principali squadre europee, le trovate qua, fcmaglia.com, fino a fine mese, oltre al codice sconto che è sempre Highway, A ed R maiuscolo, 10% di sconto, in base a quanto acquistate nel sito avete queste maglie gratuite. Tutte le informazioni le trovate in descrizione, specificate per ogni maglia gratuita che vi spetta, l'edizione, l'anno, la taglia, numero e nome. Ecco, cominciamo da Szczęsny, Gatti, Bremer, Danilo, che sono parte della storia della Juventus. Ineluttabili, 12 clean sheet in 21 gare, pareggiando le grandi Juventus, formato 14-15, formato 17-18. Sappiamo quanto questo gruppo sia più vulnerabile a livello di storia, di tradizione. Non c'è Buffon, c'è Szczęsny, non c'è Barzagli, c'è Gatti, non c'è Chiellini, c'è Danilo. Nomi che hanno scritto meno in questo momento nel panorama calcistico di questo sport. Szczęsny si prende il 6 perché onestamente non c'è stato neanche un commento da parte vostra per dirgli qualcosa, spettatore della partita, sesto clean sheet in trasferta, 6 in casa, Juve che li bilancia anche alla perfezione, difesa a 3, andiamo da Dottor Destino, che dei 3 è quello meno chiamato in causa, perché diciamo si era spinto dopo 20 secondi subito a un traversone per Vlahovic, qualche volta chiamato a staccarsi, perché ovviamente sulla situazione di 0-0 i braccetti devono dare una fase di spinta importante in più per motivare la squadra ad attaccare tutti insieme, gli do il 6 più, per poi arrivare a Gleison Bremer. Ok, ha avuto delle difficoltà a intascarsi Krstović, dobbiamo dirlo. L'ha fatto un pochino sudare nel primo tempo, però ennesimo colpo di testa vincente. Siamo la squadra più forte di tutte le altre in Serie A su questo particolare qua, del colpo di testa, del piazzato, del calcio d'angolo. Quindi serviva a ribadirlo ancora una volta, video del fantacalcio di questa giornata, vi ricordo che arriverà quando recupereranno tutte le gare, perché noi aspettiamo le partite, Inter-Atalanta è lontana, è il 28 febbraio, non vi posso dire molto altro, se non che quando Ankvist lo sorpassa e cade a terra c'è un errore di Danilo, ma Bremer con esperienza e mestiere lo contiene e non commette un'ingenuità da calcio di rigore. Per me questo vale il 7 più nelle pagelle. Poi Danilo invece si prende qualcosina di meno, perché se vogliamo parlare di chi sa dove la prende Ankvist in quella situazione, dopo 20 secondi è proprio il nostro Gobbo. Comunque la sufficienza c'è, 6 più gli si può dare. Subentrante Alexandro, che ormai è destinato a diventare alla lunga lo straniero con più presenza alla Juventus, entra e ragazzi, au, si procura la punizione per il terzo gol della Juventus e ci dà una particolare sicurezza. Se a fine anno, in un sogno dove ci sono tutti quanti i nostri volti dei giocatori con qualcosa a mano, Alexandro me lo ricorderò per
essersi scontrato con Bremer per aver fatto fagò a Ferguson a Torino. Anche. Ma dai, per la punizione procurata del terzo gol a Lecce, qualcosa devi fare, Alessandro. Si sono tutti resi importanti. Vedremo se Alessandro diventerà famoso o infimo in qualcosa da qui in avanti. Cambiaso, altra super partitona, anche stavolta, come l'aveva fatto con il Napoli, come l'aveva fatto con il Monza, propiziando un rigore, crossando la palla per Gatti, qua conduce il contropiede silenziosamente mentre avanzano gli attaccanti in ripartenza, e allora quel pallone però sulla respinta di Falcone ci si fionda e non aspetta neanche troppi tempi di gioco da perdere. Lo crossa, lo manda sul secondo palo, proprio dove i difensori del Lecce non possono arrivare. Una palla al bacio messa sul secondo palo, non sfruttata dall'altro quinto di centrocampo, giocatore che continua veramente a sorprendermi in modo incredibile. In un ruolo dove in una delle prime Juventus stava il nostro Stefan Lichtsteiner, che fece quell'exploit clamoroso già nella Lazio per poi arrivare nella Juve, tu arrivi da essere neanche un titolare certo del Bologna dell'anno scorso. Quindi wow, wow, mezzala esterno, se vogliamo creare deve andare lui dalla fascia a mettersi mezzala, incredibile. Locatelli, parole di elogio anche per lui, perché nelle interviste gli fanno sempre la domanda cosa pensi che abbia l'Inter in più, ribadisce sempre sul fatto che loro, essendo una squadra anche più esperta e più in là con gli anni per l'età media, come ci sottolinea Sky in questa slide, soprattutto a centrocampo dove si vede poi la fase principale di una squadra nell'espressione sua del gioco, è un giocatore che molto più ordinato appare sul campo, riconosce che la Juventus è migliorata nel pressing da fare sull'avversario, nei tempi giusti, e sa che anche lui qualche volta può capitare che si potrà spingere in avanti quando la situazione lo richiede o ci sono le possibilità. E glielo vogliamo dare questo 6,5? Assolutamente sì, che poi la palla scorre un pochino più velocemente, sempre meno tocchi, si va a destra e sinistra con regolarità. Bene Locatelli. Miretti meno bene. Insufficienza grave? No. Perché non sono così spietato. Un 5, non mi spingo più là. Perché bene o male, davvero più male che bene, c'era sempre. Nella proposta, per la zona di campo che occupava, il trequartista, quello che andava ad agire in una zona di campo dove si è preso tanti palloni, ne ha sbagliati tanti, ma ci ha provato tanto, ci ha insistito parecchio. Sostituito e la Juve fa 3 gol, per molti non sarà un caso. Ovviamente c'è chi sperava che rimanesse a Lecce col Pullman, come hanno fatto a Mazzari quando perse. Ragazzi, 38 presenze da titolare nella Juventus. Quindi vuol dire aver giocato in questo, diciamo, anno e mezzo abbondante, un campionato intero con Miretti dall'inizio. E questo non è un modo per dire mi sto creando un alibi, adesso c'avevo Alessandro prima, uso Miretti poi per giustificare quello che è stato fatto di brutto l'anno scorso e il primo anno. No, assolutamente no, non sarò qui a dirvi questo. Però fa riflettere. Un giocatore integro, perché alla fine lui non le ha saltate una. Abbiamo vinto la prima partita senza Rabiot in una trasferta. Questo va detto perché era la prima volta che succedeva sta cosa. Spero davvero comunque la tua persistenza, la tua insistenza nel volerci provare alla fine ti verrà premiata e riconosciuta. Ovviamente il prossimo anno in una Juventus che, anche se Allegri si tira indietro, il quinto, sesto posto, continua ancora a vedere la distanza, la giocherà la Champions il prossimo anno la Juve, non so se sarei un volto ideale per, ecco, apparire là in quella competizione con tu che insomma rappresenterai la Juventus europea, che sarà e sarà sicuramente una grande rivoluzione attorno, secondo me, a questo ruolo in particolare. McKennie, sellato come l'anima, figlio mio, ti tolgono un gol sulla linea e un altro glielo toglie Krstović. Va bene, è destino, dovrà arrivare in un altro momento. Adesso è il Dusan Day, è il Dusan Moment. Sappiamo benissimo che Dusan parte con 4 gol nelle prime 4 giornate. Adesso te ne sforna altre 6 nelle ultime 5. Speriamo che però una gioia tu ce la possa regalare. Magari in questa partita è arrivato per la prima volta, mi verrebbe da dire, in ritardo su un avversario che gli ha costato anche l'ammonizione.
È lui che vede il passaggio bello propositivo in avanti sulla ripartenza che porta l'1-0 per Ildiz. Comunque alza la testa, vede, c'è al centro delle azioni della Juventus, è il più pericoloso, 7, perché sì, dai, perché alla fine ne avrebbe fatti 2. Encomiabile Weston, che a Lecce, ricordiamo bene, cosa gli andavo a dire io un anno fa di questi tempi. Quante cose sono cambiate, come vi ho già detto, in poco più di un anno. Kostic, sufficienza, perché doveva essere suo l'assist per il secondo gol. Che palla telecomandata sul secondo palo, a evitare tutta quanta, a sorprenderla tutta quanta la linea del Lecce. Pallone al bacio, un Kostic che comunque i suoi errorini li fa, si arriva sempre vicino alla porta, ce l'ha sempre nei 90 minuti quell'occasione di far partire il sinistro. Come vi ho detto, gli avversari magari attenzionati su Dusan, attenzionati sulla stella, se lo possono perdere Kostic. Ci arriverà, pian pianino ce la può fare. Vabbè dai, non mi perdo un chiacchiere. Dusan Vlahovic Rockley è come l'anime, lui si toglie le bende, in questo momento non ce l'ha più, e nel momento in cui comincia a sfilarsi tutti quei pesi che gli porta addosso il suo corpo, ritorna il mostro di Firenze. Media gol, ne vogliamo parlare? Certo, in questa stagione in Serie A un gol ogni 112 minuti, meglio solo nella prima parte di stagione con la Fiorentina, un gol ogni 109 da agosto a gennaio 2022. Rispetto alla stagione scorsa, un gol ogni 193, vuole completamente distruggere ogni numero in questo momento. Media minuti gol superiore anche a attaccanti che sono stati in passato del calibro di Ibrahimovic, per prendere uno della sua stazza. Non mi abbasserei di certo a dire Llorente, Matri, so quanto è stato pagato Vlahovic, so quanto è stato pagato Matri, Llorente. Una media anche superiore ai gol di, mi verrebbe da dire, un buon Insegna, parte di uno dei più grandi attacchi o formazioni di trapattoni, uno che in Serie A ha vinto più partite di tutti gli altri allenatori, quindi non gente presa per strada. Buoninsegna che nel pieno della sua età la Juventus comunque i suoi gol li ha fatti, i suoi scudetti li ha vinti. Le Juventus non erano magari squadre come adesso, momento storico difficile di transizione dal ciclo vittorioso a questo del presente, vanno elogiate queste statistiche. Gli do 7,5. Partito con un po' di rabbia, meritava un giallo per quella pedata sulla testa di Pongracic, non è niente di più, perché Pongracic abbassa la testa per prendere il pallone, è imprudenza, come hanno ripetuto in tutti quanti nello studio. Ci sono stati i gol più belli, appunto contro il Sassuolo, quello te l'ha tolto sulla linea, bravo che l'abbia fatto, perché comunque è il suo compito. Gli fanno il paragone con Ronaldo, neanche Ronaldo ha fatto 2 doppiette di fila alla Juventus, ed è una cosa che fa un po' sorridere, ecco, ci fa sorridere. Sharingan Ildiz, perculatelo Allegri che dice una banalità, il controllo di palla nel calcio, oh, cosa vuoi che sia, solo, come ha detto, che descrizione imbarazzante. Ragazzi, con questo giocatore in campo, che magari all'inizio ha qualche difficoltà perché deve prendere un attimo le misure dai difensori che lo hanno ben limitato, viene a prendersi il pallone più indietro, parte da lontano, lo prendono in 5, non perde palla, trova il modo per scaricarla con una Juve bassa di baricentro, dà la spinta, mette paura all'avversario. E poi quella ripartenza, davvero, il lancio di McKennie, non so in quanti l'avrebbero buttata giù quella palla, andando dritto per dritto, cioè non ci siamo fermati in quella ripartenza, palla in verticale e lui continua quella corsa, il tiro è centrale, ma comunque parte da lui. Tutto il moto d'orgoglio della Juventus, la spinta che c'è stata dalla seconda metà del primo tempo fino a quando non è stato sostituito. Non abbiamo dovuto spendere i miliardi per avere i fenomeni in squadra, i giocatori che fanno la differenza. Manna, una manna dal cielo. Orgoglio, davvero, di cui vantarsene e andare fieri. Kenan Ildiz. Allora, dalla panchina, ingressi importanti, perché UEA per Miretti è un cambio che a livello di risonanza non è che ce ne stavano molti in panchina, non è che avresti potuto fare molte più cose. Oh, però appena cambia un attimo la disposizione tattica, Juventus va in vantaggio. Vogliamo dire che non è a merito dell'allenatore questo? Non diciamolo, va bene, riduciamoci soltanto a dire che UEA, per quanto comunque sia il suo ingresso quello che fa partire la Juventus, messo sulla fascia con Cambiaso che ruota in altro modo, però si prende un 6 più. Dorgu è stato quello che ha creato un pochino più di panico e lo gli ha preso benissimo le misure, ma la partita era quasi abbondantemente chiusa, forse Max se l'è presa anche un po' con lui quando si è svenato. Iling Junior, altro assist.
e comincia a diventare già un altro bonus che si aggiunge a quello con la Salernitana, il secondo bonus in 3 partite ultime di Serie A. Guarda che alla fine, quando continua a ribadire sul fatto che bisogna entrare bene anche dalla panchina, pur avendo il poco, l'unico centrocampista di ruolo in panchina era Nicolussi, che neanche entra, facciamo il massimo. Palla pennellata, come Cristo comanda, e spesso non le vedo fare, no, queste robe, ai vari Kostic e Miretti che sono gli incaricati degli angoli, delle punizioni. Kostic ci ha smentito subito, però insomma, ne abbiamo visti di cross brutti ultimamente. Milik entra, 6, non particolari guizzi da segnalare. E poi Max. Fa ridere anche Barzagli quando ricorda la distanza dal quinto posto. Ci avrebbe un po' stancato sentir parlare così. Gli fanno notare che ha 300 vittorie in Serie A e se dovesse farne altre 2 raggiungerebbe Nera e Rocco. E tra 2 partite, se vinci con l'Empoli, c'hai l'Inter. lo stuzzicano, ma lui non cede, ragazzi. Lui c'ha l'antisommossa, non fa filtrare niente, non cade a nessuna provocazione, rimane lì contro ogni tipo di gufata. Ovviamente si parla più di ippica che di divertimento, come in casa Inter piove perché c'è la squadra che gioca bene, che c'è divertimento, è come giocare tra amici. Magari per noi il calcio è un attimino qualcosa più di sofferenza, dove per arrivare all'obiettivo serve più fatica, perché no, alla base non c'è un percorso che nasce da quella che è stata la vittoria in Supercoppa contro la Juventus, la finale di Coppa Italia contro la Juventus, chiari esempi e segnali di una squadra che queste partite le sa giocare meglio, che questa Inter è più matura. Stringeremo la mano se non ci riusciamo, ovviamente, però questo sì, Allegri, lo potremmo fare solo se però saremo sul pezzo fino alla fine, perché adesso abbiamo fatto per ora cose meravigliose. Speriamo di riavere prima possibile a disposizione sia Chiesa sia Rabiot, perché già così siamo corti. Dirigenza, ribadisco il concetto, fategli un regalo, perché se già Rabiot me lo metti in dubbio con l'Empoli, poi diventa difficile pensare che senza Rabiot, che è uno solo, con Miretti sempre buttato lì in campo, fategli un regalino. Non c'ho il nome, può essere Samardzic, può essere chiunque, i nomi fateli voi nei commenti. Ci abbiamo una settimana, può essere una figura d'esperienza o una figura giovanile che deve essere subito a impattare al 100% con la testa. Fa quindi anche una ammissione di colpe che l'anno scorso si andava sempre a dire, rara da parte sua farsi. Ricorda che il primo anno c'è stata la sua avventura alla Juventus, un po' di presunzione da parte del gruppo generale di tornare subito alla vittoria, forse anche da parte sua, qualche passo indietro, ma era tanto che non allenava, prendere confidenza, capire la squadra, imparare a fare i cambi giusti. Lui deve cercare di trasformare quello che è impossibile in impossibile. Ma viviamo così, partita dopo partita, giornata dopo giornata, settimana dopo settimana. Per adesso, 7 giorni lì. Non ce li toglie nessuno. Bella.